Ciao amici e bentornati su Survival Hacking, canale YouTube nato dall'omonimo podcast di cui troverete il link in descrizione. Come sempre in descrizione troverete anche tutte le informazioni riguardanti l'argomento di cui oggi parleremo. E di che cosa parleremo oggi? Oggi parleremo di lampadine, ma subito dopo la sigla. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto attivando anche la campanella. Se lo ritenete opportuno mettete un like al video e condividetelo. Inoltre se vi iscriverete su Patreon potrete accedere a contenuti esclusivi tipo backstage, sapere un po' che cosa sta bollendo in pentola, cosa stiamo facendo, che razze di cose stiamo progettando, incasinando. Vedremo, sono un po' di cose. Oltre all'accesso anticipato ai video settimanali e al video anche della nuova serie di Survival Hacking Inside. Allora, cominciamo a parlare un po' dell'argomento di oggi. Stavo guardando un po', come al solito, ero un po' alla ricerca su internet, in particolare in questi soliti siti cinesi, di qualcosa che potesse essere interessante e sono incappato in queste lampadine. Sono lampadine a LED, più o meno classiche, come quelle che noi normalmente utilizziamo, però in kit da costruire. Allora, il prezzo era molto basso, ovviamente vengono vendute senza LED, quindi le comprate e non ci sono i LED, e qui ovviamente voi potrete montare i LED che preferirete montare, tipo di colore bianco, giallo, caldo, freddo, rosso, blu, viola, qualsiasi colore vogliate mettere, li mettete. L'importante è averli i LED. Siccome io mi ritrovavo, se vi ricordate, l'episodio, quello dove ho sostituito 500 LED sulla lampada che mi sta illuminando, ovviamente la confezione era da 1000 pezzi, anzi da 1500 pezzi. In questa scatola ne ho ancora un bel po' di questi LED bianchi di luce fredda. Ho detto, ma quasi quasi prendo queste belle lampadine e ci divertiamo un po' a montare i nostri soliti 120 LED per quello che riguarda questa lampada. E poi ce n'è una un po' più piccolina che dovrebbe avere, mi pare, 38 di LED. Allora, questi sono lampadine che tra spedizione e tutto hanno un costo veramente molto basso. Però, se devo dire la verità, costa meno una lampadina già fatta che troverete al supermercato. Inoltre, le lampadine, quelle che troverete al supermercato, non so tecnicamente se all'interno sono fatte meglio o peggio di queste, però sicuramente sono con i LED SMD e non con i LED tradizionali. Sono molto più facilmente producibili, costano meno a livello di produzione. Questa qua invece è proprio realizzata con uno stile magari non proprio nuovissimo, magari sono lampade sono di qualche anno fa, con i LED tradizionali, che però ci consentono a noi esseri umani normali di poterle montare. E così curiosiamo un po' che cosa c'è dentro queste lampadine. Io ho messo giù uno schema perché ovviamente vengono vendute senza nessun tipo di documentazione, nulla. Ho fatto uno schemino, diciamo, ho riportato un po' le informazioni che ho trovato, sia vedendo i componenti all'interno di questi kit e un po' magari osservando in giro. Fondamentalmente il circuito è molto semplice. Ovviamente non ha un alimentatore switching come tutti possiamo immaginare. Probabilmente nelle lampadine di nuova generazione che vendono ora è probabile che ci sia dentro un piccolo alimentatore switching. Questo è proprio un classico circuito di riduttore di tensione fatto proprio con una resistenza e un condensatore serie, quello che si faceva una volta per accendere un LED a 220 volt. Si metteva un diodo, un condensatore, un genere da 470 nanofarad di serie con una resistenza da 470k, un diodo e correre e via. Qui l'hanno fatto un pelino meglio perché hanno messo anche un elettrolitico per evitare il flickering dei LED a 50 Hz che darebbe fastidio, quindi c'è un piccolo elettrolitico in parallelo ai LED fondamentalmente, c'è un ponte di diodi al posto di un diodo solamente, in modo da avere un raddrizzamento completo di tutta l'alternata che abbiamo qua in ingresso che è 220 volt. C'è una resistenza da 10 ohm in serie 3 watt sulle resistenze e il gruppo di diodi LED sono a coppie tutti in parallelo, serie, insomma in base alla quantità dei LED cambia un po' la situazione serie parallelo di tutti i vari LED che ci sono su queste schedine. Diciamo che poi alla fine tutto questo blocco di LED convoglia in due pin con scritto più e meno, poi dopo come sono in serie e parallelo fra di loro non ci interessa poi più di tanto.
possiamo notare che c'è una variante in base al tipo di quantità di LED e quindi la quantità di corrente che deve passare e circolare per poter alimentare correttamente tutti i LED, e più corrente serve e più è alto il valore di capacità in serie al 220, cioè fa passare più corrente. E quindi per i 120 LED ci vuole un microfarad, per i 38 LED un 470 nanofarad. In questo modo, diciamo, la capacità viaggia in proporzione alla quantità di LED che ci sono da pilotare. E quindi cominciamo a vedere un po' cosa c'è dentro in questi kit. Fondamentalmente niente di particolare. Abbiamo sicuramente il corpo della lampadina con i due fili del 220 volt già collegati allo zoccolo a vite della lampadina, un coperchio trasparente per chiudere il tutto, e poi qui c'è tutta la parte elettronica, diciamo la parte che andremo a realizzare con anche i filettini rossi e neri del più e del meno. Sono circuiti molto semplici, più la solita storia di montare tanti LED che ci porterà via un po' di tempo. Questa è la parte, diciamo, chiamiamola alimentazione, quindi il riduttore di tensione che da 220 porta alla tensione per accendere i LED. È un circuito molto molto semplice che possiamo anche montare molto rapidamente. Partiamo dai quattro diodi raddrizzatori che vengono montati qua dove c'è D1, D2, D3, D4. C'è anche la polarità disegnata. È importante vedere la polarità. Vedete, qui c'è l'anodo e qui c'è il catodo. Il catodo è quello riportato con la fascetta qua, il diodo A, la fascettina colorata. Ho trovato che doveva essere divertente, insomma, costruire una lampadina, vedere com'è fatta, eccetera. Ecco i quattro diodi del ponte, raddrizzatore. Poi abbiamo la resistenza da 200K, che è quella con i colori rosso, nero, giallo. Poi abbiamo la 470K, che è la giallo, viola, giallo, che va montata qua dove c'è scritto 470K. Non ci si può sbagliare. Poi abbiamo la R2, che è la 10 ohm marrone nero nero da 3 watt, che va qua, resistenza un po' più grossa delle altre, perché le altre sono da un quarto di watt e questa è da 3 watt. 3 watt perché in serie i LED circola un po' di corrente su quella resistenza, quindi bisogna di qualche watt in più perché un pochino scalderà. Qua abbiamo il condensatore elettrolitico da 4,7 microfarad 400 volt che va inserito qua. Qua c'è tutto più molto visibile e questa parte tutta tratteggiata è il meno. Va montato così, ma poi va piegato a 45 gradi, quindi va messo così. E infine va montato il condensatore da, visto che stiamo realizzando la lampadina con 120 LED, ci va il condensatore da 1 microfarad, che è questo bel condensatorone qua. Ci sono varie forature perché è predisposto questo circuito per la saldatura di condensatori un po' più piccoli di varie misure e quindi avete un po' di buchi a disposizione. Ed ecco che il nostro circuitino di riduzione di tensione è stato montato. Io collegherei anche il filo del più e del meno del LED, qui dove c'è scritto più ci mettiamo il filo rosso, qua dove c'è scritto meno ovviamente mettiamo il filo nero. Possiamo anche saldare due fili della AC 220 volt, uno lo infiliamo nel foro predisposto, l'altro in un foro che non è più accessibile, lo salderemo quindi direttamente sulla piazzola. Ok, poi quando avremo saldato questi due, per bloccare questa schedina c'è qua all'interno, vedete questo piolino dove bisogna infilare il pin qua, poi o con un goccio di colla caldo o con qualcos'altro bisogna fermarlo lì. Attualmente lo lasciamo libero perché così possiamo saldare il filo.
Quindi la parte, diciamo, di elettronica è tutta qua ed è stata completata. E ora andiamo a divertirci con i nostri LED. Tolgo un attimo questo perché tanto non ci serve più di tanto. Ormai abbiamo visto come è fatto. E ora qua, ragazzi, tiriamo fuori un po' di LED e divertiamoci. Allora, sono tutti polarizzati e tutti vanno messi nel modo giusto, sennò poi non funzionerà niente. Il LED qua è rappresentato in tutti i modi possibili e dove sbagliare dovrebbe essere difficile, però sai, con tutti questi LED, se ne sbagliate uno può darsi anche che poi sia un bel problema. Allora, intanto innanzitutto i LED hanno un pin più lungo e uno più corto. Quello più lungo è l'anodo e quello più corto è il catodo. Tipicamente viene nominato quello più lungo il positivo e il più corto il negativo. Inoltre il catodo, cioè il negativo, ha anche una tacchettina qua. Il LED è circolare ma qua ha una tacchettina. Come vedete anche nel disegno qua, il LED è circolare ma a un certo punto qua c'è una tacchettina proprio in prossimità del negativo che è il catodo. E qua dove c'è il pin quadrato, tipicamente il più e quindi l'anodo, insomma, sbagliare è un po' difficile. Quindi adesso bisogna inserire tutti questi bei LED, me li sposto qua a destra, nel modo giusto. Quindi pin lungo nel pin quadrato e non vi sbagliate. E una alla volta riempiamo questi bei circuitini pieni di LED. Bene, abbiamo inserito tutti i LED e ora dobbiamo passare alla saldatura di tutto questo bel popò di pin. Ora giriamo questi e li mettiamo. Allora, per girarli mi avvarrò di un supporto tipo questo, che sarebbe poi una stampa 3D del mio logo. Lo appoggiamo così e lo mettiamo così. Allora, come vedete, ho saldato un solo pin di tutti i LED in modo da poter al limite raddrizzare qualche LED che magari è venuto un po' storto. Questo non è proprio neanche saldato. Sicuramente non sono per niente dritti, per cui adesso gli darò una ripassatina veloce in modo che siano tutti dritti. Prima però taglio tutti i pin. Ok, ora che abbiamo rasato tutti i pin, vado un po' a sistemare i LED. Ok, ora che li abbiamo insomma raddrizzati tutti, completiamo la saldatura.
tutti i LED sono saldati, diamo solo una piccola rifinitura ai pin che sporgono. Ok, e ora diamo una pulitina alla scheda. Ed eccoci qua dopo aver fatto un po' di pulizia anche sul piano di lavoro, qua il circuito tutto pulito, e ora andiamo a completarlo. Allora dobbiamo saldare il filo rosso e nero, che poi sono il più e il meno, qua dove è indicato più, qui più, e il meno che è qua. Quindi mettiamo il più, il filo rosso sul più, qua, e il filo nero sul meno. Poi, come avevamo già detto, qua bisogna inserire in questo piolino il circuito, in modo che non vada in giro. Poi andrebbe incollato. Adesso io non ho la colla qua sotto mano, però poi la incollerò. Per il momento lo blocco lì così. Poi inseriamo il circuito qua dentro, poi mettiamo la calotta trasparente che si incastra qua dentro. Ed ecco qua completata la nostra lampadina con 120 LED. Una bella cicciotta anche. Nel frattempo io ho già anche realizzato quella con i 38 LED, che è identica, precisa, a quell'altra, per cui era inutile vedere un po' tutto il processo, perché tanto è identica all'altra, ha solo un po' meno LED. Anche qua più qua su questa piazzola, meno su quest'altra. Saldiamo i due fili. Anche qua c'è il piolino su cui si infilare il circuito, poi va incollato. Io qua per sicurezza e per isolare ci metto del mio adesivo. Poi anche questa si incastra qua dentro e con la sua calotta trasparente andiamo a chiuderla. Ed ecco qua le due lampadine completate. E ora proviamole. Vediamo se salta per aria qualcosa o funziona. Io mi sono preparato questo piccolo portalampada con una spina. Proviamo prima quella piccolina. Ciabatta con interruttore e vediamo un po' cosa succede. Direi che si accende e fa la sua luce. Andiamo, spegniamo questa. Bene, dai, funziona. Ora vediamo questa, che dovrebbe essere una lampadina con un sacco di LED, dovrebbe fare una luce interessante, se va. Vediamo un po'. Sì, funziona. E abbaglia un po'. Io non so cosa vedete voi, perché con i telefonini so che le riprese sono sempre un po' strane. Ragazzi, dai, funziona, non è che poteva essere particolarmente problematica la cosa, però insomma abbiamo fatto anche le nostre belle lampadine a LED, in questo caso sfruttando un po' di LED, qui avevo una sovrabbondanza e ne ho ancora tantissimi di LED bianchi, non li consumerò mai, però ho anche altre due lampadine, quindi magari mi divertirò a farne altre due. È molto ingombrante questa, e non so dove la potrò utilizzare, però insomma è stato carino farla con voi, giusto per vedere anche un po' cosa c'è dentro queste lampadine. Ripeto, non sono tutte uguali le lampadine, in commercio ci sono lampadine sicuramente anche molto più efficienti, molto più costose, fatte molto meglio, più sicure. Questa non hanno, queste probabilmente non hanno nessun marchio CE, nessun tipo di marchio, non hanno nessun tipo di sicurezza, il circuito molto molto semplice e
per il minimo dei termini. È vero che le lampadine che compriamo oggi a 2 euro non credo che ci sia molto di più dentro, eh? Però se non altro ci sono LED ad altissima efficienza SMD distribuiti non in modo radiale come queste, ma generalmente sono disposte anche in più posizioni. Ci sono quelle bislunghe che hanno tutti i LED sulla superficie. Insomma, le lampadine attuali hanno un'efficienza maggiore probabilmente di questi LED, fanno molta più luce e poi distribuiscono la luce in maniera un po' più con un angolo maggiore. Queste proprio hanno una disposizione radiale piatta e quindi eroga solo luce in questa direzione, mentre invece ai lati praticamente non si vede nulla. Generalmente le lampadine hanno un bulbo opalino, tra l'altro, che quindi diffonde la luce in maniera migliore, un po' più ampio, e la generazione avviene sulla parte un po' più bassa. Generalmente hanno anche un radiatore, alcune sono completamente in alluminio nella parte qua posteriore per raffreddare i LED, che comunque in qualche modo scaldano anche loro e hanno bisogno di essere un po' dissipati, in particolare quelli ad alta potenza che sono realizzati proprio anche loro in alluminio e hanno bisogno un po' di essere raffreddati. Questo, diciamo, è proprio un modello di lampada forse stile di 2-3 anni fa, quando uscirono le prime lampade a LED che sfruttavano i LED normali, questi qua, a montaggio tradizionale. Adesso sono praticamente completamente tutte a montaggio superficiale, anche perché il montaggio automatico comporta anche un grande risparmio sui costi, perché è un montaggio automatico, la linea ne sforna centinaia magari all'ora. Mentre invece un montaggio di questo genere necessita che qualcuno infili tutti i LED dentro al circuito, poi la saldatura avverrà sì in modo automatico con una saldatrice a onda, poi vanno rasati tutti i pini, anche quelli le raserà una rasatrice automatica, però il piazzamento dei componenti è manuale ed ha un costo elevato e quindi questa tecnologia è stata abbandonata sicuramente sulle lampadine. Però con questo ci ha dato la possibilità, insomma, di, come dire, anche noi mettere lo zampino dentro questi oggetti così comuni e così di uso normalissimo che tutti noi abbiamo nelle nostre case, ma di cui non conosciamo magari molto come sono realizzate, come sono fatte. Insomma, se volete divertirvi con pochi euro, se avete tanti LED in casa di qualche genere e volete farvi una lampada anche un po' personalizzata, magari con un po' di LED blu e un po' di LED rossi, per esempio, vi fate una bella lampadina viola. Che le lampadine viola fondamentalmente non è che si trovino facilmente. Oppure una lampadina blu. Sì, è vero, esistono le lampade RGB che fanno i colori che volete, però insomma... Eccomi qua con un veloce add-on, perché ho realizzato successivamente una lampadina con dei LED molto particolari. Sono quei LED che hanno dei cicli luminosi RGB autonomi, e che messi tutti in questo pattern fanno una cosa abbastanza curiosa e simpatica, secondo me. E così realizziamo una lampadina veramente speciale. Vediamo un po' l'effetto che fa. Purtroppo con le camere non si riesce a vedere l'effetto simpatico che danno, non rende con le telecamere, però vi assicuro che è veramente molto molto particolare questo tipo di lampadina. Una lampadina che in commercio non esiste, e quindi questa è una soluzione anche per realizzarsi una lampadina veramente personalizzata. Pensate che effetto fa, non so, date questa lampadina a qualcuno, l'accende e vede tutta sta roba qua, dice ma che cos'è, allucinante.
è interessante per Natale o cose del genere, o per illuminare un po' così l'ambiente, per fare una cosa un po' festosa, veramente con pochissime risorse. Avevo comprato, non so quanto tempo fa, ce li avevo lì in giro, un centinaio di questi LED qua multicolor, presi a una cifra ridicola, ed ecco che insomma ne ho usato qualcuno per fare qualche alberello di Natale, qualche cosina. Però anche qua può essere un bel impiego, chissà mettendolo su una lampadina di questo genere che effetto farà. Ma un bel lavoretto da fare, eh? Comunque vabbè, dai, graziosa, questo add-on era dovuto, ci voleva. E in più avete avuto modo di vedere il nuovo sfondo animato 3D che un amico mi ha preparato, è veramente un lavorone bellissimo, è stupendo, mi piace tantissimo questo logo animato 3D. Bene, proseguiamo con l'episodio. Se avete una vostra esigenza particolare, qui avete una soluzione economica e simpatica per passare magari una giornata e fare un po' di allenamento come sempre sulle saldature e magari consentire anche a magari qualcuno che sta imparando a fare assemblaggi eccetera di avere qua una base di insomma di lavoro di diverse ore in modo da arricchire la propria capacità di saldatura, sebbene poi dopo la finalità sia non particolarmente nobile. Ma non dobbiamo sempre fare delle cose super galattiche, no? A volte basta che fare delle cose molto semplici e ci dà una certa soddisfazione, perché così quando vediamo accendersi questa luce dici: questa l'ho costruita io, ragazzi. Vabbè, bene amici, per questo video è tutto. Ricordatevi di mettere un like, di condividere il video e di iscrivervi al canale attivando anche la campanella. Venite a trovarmi anche su Patreon, continuate a seguirmi e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!